in un nuovo video. Questo sarà un video svuota la spesa. Vi faccio vedere insomma le cose che ho preso in più. Cerco di lasciarvi i prezzi giù se mi ricordo, oppure se trovo lo scontrino soprattutto. Allora ragazze, come prima cosa vi faccio vedere insomma le cose che ho preso per, così che vanno in frigo, così le mettiamo in frigo. Allora, come prima cosa ho preso tre caschetti di tre cuori insomma di insalata, questa qua romana, questa settimana. Ah, in più ragazze, a fine video farò il mio menù settimanale, insomma vi dirò il mio menù settimanale, se sentite. E insomma l'insalata la mangerò in settimana per pranzo. Poi ragazze, ho preso dei broccoli, due caschettini di broccoli cerco di farli a vapore e poi li condisco con sale e olio. Poi ho preso dell'uva, questa qui dell'uva nera, dell'uva verde, questa qua. Insomma cerco di mangiare frutta per come snack ragazze, come merenda cerco di mangiare la frutta. Non sto comprando nessuna, veramente nessuna schivezzano brioche, niente, niente assolutamente, perché a parte che la ginecologa mi ha detto che ho messo un po' di peso in più del dovuto, lo so, lo sapevo, perché ragazze, comunque avendo una gravidanza a rischio io non mi posso esercitare, non mi posso muovere più di tanto, quindi non posso fare lunghe camminate, non posso andare a correre, non posso fare esercizi, quindi è un po' complicato. E in più inverno, stando sempre a casa, comunque si fa comunque una vita abbastanza sedentaria, quindi sto cercando insomma di limitarmi nel cibo. E poi ragazzi, ho preso due zucchine, dopo insomma vi dirò tutto il mio menù settimanale, ho preso tutto in base al mio appunto menù settimanale. Poi ragazzi, ho preso delle pere, queste qua da noi si chiamano, queste qua le pere Bernet, ne ho prese una 6, come vi ho detto, per snack nel pomeriggio, magari dopo la sera, dopo cena. Mi piace mangiare la frutta, quando voglio di qualcosa di dolce mangio la frutta. Poi ho preso le fragole, come vi ho detto altre volte, qui la frutta, insomma la frutta un po' fuori stagione, arriva dalla California. Io ragazze, le fragole, anche se comunque arrivano dalla California, sono comunque fuori stagione, quindi non hanno lo stesso sapore che hanno quando sono appunto di stagione, però ogni tanto le prendo, anche se ragazze è giusto che prendiamo la frutta di stagione, come è giusto che sia. Poi ho preso del formaggio, questo qua Arvarti, questo qui per insomma magari preparare il pranzo a mio marito, magari insomma da avere a disposizione. Poi ho preso un caschetto di banane. Se sentite casino, mio marito sta facendo, sta vestendo mio figlio che si è appena fatto il bagno, quindi fa un casino assurdo. Poi ho preso dei cetrioli, questi qua io li do sempre a pranzo, no sempre, mio figlio piace molto mangiarli a pranzo, quindi glieli do. Poi ho preso delle carote, io con queste ragazze le metto ovunque, le metto nel sugo, le metto nel ragù di verdure, le metto nei brodi vegetali, veramente le metto, ci faccio dolci. Poi ho preso del bacon, insomma per il weekend, a volte mi piace sempre averlo a disposizione, il weekend di solito, il sabato o la domenica mattina faccio la colazione tipo americana, magari la prossima volta che la faccio, perché faccio anche i waffle nel mio waffle maker, la prossima volta che la faccio magari registro un video, perché alcune di voi ragazze mi chiedono sempre di fare dei video dove mostro delle ricette americane, però ragazzi io cucino molto molto italiano, devo dire, cucino veramente poco americano, però se vi fa piacere magari un video farò, magari una ricetta che si usa qui in casa ed è molto comune. Poi ho preso del burro, qui come ho detto altre volte c'è il burro salato e il burro non salato, questo qui è salato, era in offerta, ho preso questo, però cerco sempre di prendere quello non salato. E poi ho preso delle sottilette, queste qui a cheddar cheese. Poi ho preso 4 litri di latte, ragazzi, queste qui una settimana finisce tra me e mio figlio.
poi ragazze ho preso 18 uova, avevo completamente finito le uova, un sacchettino di arance. La mattina mi piace sinceramente bere la spremuta, la faccio a volte anche a Cristian, a volte la beve, a volte no, dipende come, insomma, come si trova. Poi ho preso degli yogurt, ho sbagliato, pensavo di aver preso quelli là mele e banana, però questo qua è uva e mela, quindi non lo so ragazze se li berrà, casomai non li beve, li dovrò bere io, pazienza. Poi ho preso sempre i soliti yogurt per mio figlio Christian, questa volta ho preso... ho preso questi qua, fragola, banana, fragola, fragola, vaniglia, e poi ho preso anche questi qua a volte per cambiare, che sono lampone e pesca, pesca e vaniglia, vaniglia e lampone. Poi ho preso del formaggio, questo qua è il... quello là marble qua si chiama, è sia cheddar cheese bianco che cheddar cheese arancione. Poi ragazzi ho preso la pasta, ho preso al supermercato qui, di solito la prendo, quello italiano costa il triplo di quanto costa qui al supermercato normale la molisana, quindi ho preso le farfalle, queste qua, queste farfalle qui che sono rigate, le trovo molto molto buone. Poi ho preso dei fusilli e poi ho preso dei capellini spezzati, che questo qua piacciono molto a mio figlio, a volte ci fa, gli faccio sia la pastina con l'uovo che lo metto anche nel brodo vegetale, sinceramente mi piace molto. Poi ho preso due yogurt grandi Activia per mio marito, questo qua a vaniglia, due confezioni di tonno e una confezione di ceci, questi qua non salati. Poi ragazzi ho preso del succo di mela, questo qua non prendo quello nella confezione, ma prendo quello là nel frigo, che questo qua è pressato fresco, quindi mi piace, non c'è nemmeno zuccheri aggiunti, preferisco prendere questo qua fresco, è arrivato ragazze. Allora ragazzi, poi ho preso delle queste qua tortiglia, però io le uso a volte per fare, anzi sempre per fare il pranzo, per preparare il pranzo mio marito ci metto del prosciutto e del formaggio. E poi ragazzi ho preso queste mele qui, le golden, che mio figlio mio figlio piacciono solo queste, e devo dire che c'è solo un negozio qui dove le vende. Poi ho preso del pane grattugiato. Poi queste veramente le ha prese mio figlio, perché siamo andati a tagliare i capelli, avevo promesso di prendergli una lecca lecca ma non c'era, quindi abbiamo preso queste. E poi queste qua erano in offerta, erano quelli di San Valentino, però insomma essendo che erano $1.99 le ho prese, che c'erano due ovetti. E poi queste liquirizie qui a ciliegia, che sempre l'ha prese Christian. E poi ragazze ho visto queste pesche, queste prugne, e queste qui so che non sono di stagione ragazze, però le ho prese, le ho viste e le devo assolutamente prendere, perché insomma sapete che quando io almeno quando sono incinta non mangio qualcosa, poi magari dopo mi sento male, non lo so, è sicuramente una cosa solo di testa. E poi ragazze ho preso del pollo, ho preso del pollo allo spiedo, questo qua adesso lo vado a insomma lo vado a mettere in un vasetto, insomma gli tolgo tutta la pelle, le cose grasse, e poi in settimana lo aggiungo nella mia insalata. Poi ragazze ho preso cioè mio figlio è fissato con l'ananas, ho preso dell'ananas. E niente ragazzi, poi ho preso della salsiccia, però ce l'ho in frigo, del prosciutto cotto, e poi il pane in cassetta per mio figlio, l'avevo già messo a posto prima. E adesso vi dico il menu settimanale che ho fatto. Comunque ragazzi, essendo che sono andata a due negozi, in uno ho speso credo $60 e l'altro ho speso $160, quindi
questo è quello che ho speso questa settimana. Allora ragazze, lunedì risotto, zucca e salsiccia. Allora ragazze, dovete calcolare che io metto solo la cena, perché io a pranzo, come sapete, mangio qualcosa veloce. A Christian, insomma, o gli faccio magari un po' di pastina, o magari della verdura, o insomma un po' di pane, così ragazzi, un pranzo veloce, perché insomma noi mangiamo alle 5, quindi ceniamo alle 5, quindi qui si pranza così. Poi martedì pasta al ragù di verdure, mercoledì cotolette di pollo, cioè il pollo in congelatore, lo scongelo e faccio le cotolette di pollo, le metto in forno ragazze, non le friggo, e poi patate al forno e broccoli, quelli là che ho preso, li faccio al vapore e, come vi ho detto, li condisco. Appunto le zucchine mi servono anche per fare il ragù di verdure. Giovedì brodo vegetale, che io ci metto la zucca che ho nel congelatore, la zucchina, la carota, la cipolla, la patata, e poi frittata di cipolle e patate. Venerdì, allora il venerdì, noi tutti i venerdì, anche oggi che qui è domenica insomma, però tutti i venerdì vado di solito a cena da mio nonno, quindi di solito vado lì e cucino io. Il venerdì ho messo pasta e ceci, però non lo so, perché venerdì, come vi ho detto, vado sempre a cena da mio nonno. E poi sabato, questo sabato farò la pizza. E poi la domenica non la mai scrivo, perché non so mai quello che facciamo, insomma. E niente ragazze, questa era la spesa e il menù settimanale. Cerco di lasciarvi i prezzi se riesco. E niente ragazzi, grazie mille come sempre per aver guardato il video ed essere state qui con me, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.